Ho il piacere di essere qui in Cittadella Regionale con Nico Morelli, il presidente dell'Associazione Vacantusi. Presidente, come mai siamo qui in Cittadella a presentare la prossima stagione teatrale dei Vacantusi? Allora, quest'anno diciamo che ci siamo quasi onorati e obbligati anche da un certo punto di vista morale venire qui in Cittadella per omaggiare e per stare vicini alla Regione Calabria che fino a quest'anno ci ha cofinanziato i nostri progetti culturali e teatrali. Quindi era doveroso anche da parte nostra fare un ringraziamento, avere un'istituzione così importante come la Regione e quindi coparteciparla anche nel nostro annuncio di progetti che non è solo Vacantiando, ma anche Arteca, ma anche Calabria Teatro, e quindi diciamo, abbiamo deciso di investire risorse e tempo ed energie per poter portare a compimento questa conferenza stampa di cui, dico onestamente, siamo emozionati ma anche onorati. Quali sono le novità della nuova stagione teatrale che ci presenterà da settembre? Allora, innanzitutto attualmente siamo nella graduatoria provvisoria dei due bandi regionali appena usciti, Eventi Culturali 2023 e Eventi di Promozione Culturale 2024, quindi a maggior ragione ci piace sottolineare questa nostra presenza oggi in Cittadella, ma il vero programma che verrà svelato tra poco ha due novità. La prima novità è l'aspetto grafico che abbiamo voluto dare a dei ragazzi lametini della società BIT-SRL, dove hanno ideato, hanno messo in piedi tutta una serie di iniziative che abbiano un collegamento tra l'arte e il teatro e quindi di conseguenza portare come risultato finale un omaggio a Mimmo Rotella, al grande pittore Mimmo Rotella. E quindi già per noi è stato già un grande passo di culturale molto più ampio rispetto a solo gestire una stagione teatrale. E quindi quest'anno avremo questa nuova grafica del decollage di Mimmo Rotella e poi avremo anche una stagione teatrale ricca, variegata, molto emozionale, perché ci hanno chiesto gli spettatori per prendere proprio un pubblico sempre più ampio che va dai ragazzi fino diciamo al popolo dello spettatore più adulto, in cui avremo degli spettacoli inediti, avremo due produzioni inedite al Teatro Grandinetti, una sarà con Leonardo Caini, il noto tenore lametino, un'altra sarà proprio di produzione dei Vacantusi insieme al Rosa Antichi di Scandizzi, e un altro invece sarà un coallestimento di una commedia teatrale brillante insieme al Teatro Pulino di Roma, Compagnia Molière e il Teatro Melfi di Milano, dove allestiranno per 8 giorni al Teatro Grandinetti e faremo la prova generale del debutto. Quindi diciamo, queste sono le due novità quest'anno della stagione teatrale. Poi ci sarà una magnifica presenza del regista Ozbek con Tosca d'Aquino, ci sarà degli spettacoli più belli che attualmente abbiamo in Italia, che è l'ispettore generale di Gogol con Rocco Papaleo, e poi a seguire avremo Vanessa Laurito, René Agnello, avremo Vittorio Pettinato, un altro lametino che verrà qui ad omaggiare con la sua presenza un ritorno alla Mezzia Terme, e poi noi svegliamo altri nomi perché saranno tutti un work in progress che tra poco avremo l'onore sentiremo in conferenza stampa. Qualche parola sulla stagione precedente, che è stata un successo? Allora, la stagione precedente sì, era già partita con dei tagli artistici già particolari, quindi avevamo già inserito nella stagione precedente e abbiamo confermato nella stagione attuale la parte letteraria, per esempio, questi quadri teatrali che hanno dato vita a libri, autori importanti, quali Carmine Abbate, Domenico Dara, che ritornerà il 23 agosto in anteprima nazionale col suo nuovo libro, e quindi oltre alla parte letteraria che ha un suo peso, che è per giunta l'ingresso gratuito proprio per avvicinare la lettura e l'arte agli spettatori, avremo anche dettagli tra musica, danza, teatro sperimentale, teatro contemporaneo, teatro tradizionale, perché lo scopo nostro è quello di partire con una attività di compagnie di produzione, di compagnie calabresi, come abbiamo fatto lo scorso Calabria Teatro, quindi c'è questa anteprima di 5-6 spettacoli, per poi iniziare quella rassegna vera e propria come abbiamo già fatto l'anno scorso, e quindi dare la possibilità al pubblico in abbonamento di seguirsi tutta la stagione e di viaggiare con noi in questo magnifico mondo che è il teatro.